Mi sentite? Buon pomeriggio a tutti. Allora, mi sentite? Eccomi. Ok, buon pomeriggio a tutti. Iniziamo questo pomeriggio con l'attività pomeridiana. Oggi pomeriggio ci aspetta la presentazione di Massimo Procacci, l'ingegner Massimo Procacci, che ci parlerà dei prodotti a couche, a coating, nelle applicazioni delle facciate a doppia pelle. E Massimo Procacci è il nostro prescrittore, specification manager del Nord Italia. E Massimo ha un'esperienza in Saint-Gobain da circa 2 anni, ma ha una lunga esperienza nel settore delle facciate con Schüco e con AluK, quindi ascoltatelo bene oggi pomeriggio, sicuramente Massimo avrà delle cose molto interessanti da raccontarci. Massimo, a te la parola, ti ascoltiamo. Grazie Stefano, molto, molto gentile. Buongiorno a tutti. Intanto vi do il benvenuto a questo nuovo appuntamento di oggi pomeriggio. Per chi non mi conosce, io mi chiamo Massimo Procacci, seguo un po' per Saint-Gobain l'attività di sviluppo commerciale, tecnico-commerciale per il Nord Italia, per cui mi occupo di fornire consulenza per tutti gli operatori che intervengono nell'ambito appunto di un rivestimento di, per quanto riguarda un involucro vetrato, per cui dal professionista, dall'architetto progettista che approccia in una fase di start-up del progetto, nella quale necessita di avere magari un supporto sulla scelta del vetro, che può coniugare un po' sia gli aspetti architettonici, di design, del layout del fabbricato, sia per quanto riguarda gli aspetti impiantistici e energetici con l'impiantista, sia per quanto riguarda l'aspetto un po' di strutturale con lo strutturista e anche per quanto riguarda un po' l'aspetto di sicurezza. Per cui ogni qualvolta un professionista, piuttosto che un'impresa o un facciatista o un operatore del settore necessita di un supporto, noi interveniamo e chiaramente raccogliamo una serie di informazioni che vogliono in qualche modo concretizzare l'idea e dopodiché presentiamo la documentazione con schede tecniche e capitolato che vanno un po' a legare nel progetto esecutivo e presentiamo delle campionature che possono in qualche modo far vedere al progettista o all'operatore l'idea che può venire da questo supporto. Iniziamo il mio intervento. Oggi parliamo di doppia pelle, parliamo nello specifico di coating selettivi, coating a controllo solare nell'ambito appunto di un'applicazione di facciata doppia pelle. Sicuramente il tema della doppia pelle è un tema molto in ultimi anni, con l'avvento di tutta la normativa sul risparmio energetico, ha riscosso notevole interesse, notevole successo e spesso e volentieri magari nella fase più ristrattata del progetto, il progettista, in accordo appunto con la committenza, vuole approcciare con un tema di doppia pelle per capire appunto i pregi e i difetti e capire un po' se è la fattibilità dell'operazione. Che cos'è concettualmente, come funziona una facciata doppia pelle? Rispetto ad un'applicazione tradizionale, viene affiancata un'altra pelle, che sia interna e esterna, alla pelle esistente, con l'obiettivo di creare un'impermeabilità che migliora da una parte le prestazioni della facciata, ma soprattutto va a migliorare le condizioni di comfort e di fruizione dei locali del fabbricato interno. Per cui possiamo combinare una serie di interventi tra facciate o magari facciate e serramenti o cellule e serramenti, non soltanto per quanto riguarda un intervento ex novo, ma anche per quanto riguarda un intervento di riqualificazione di un esistente. Laddove magari vogliamo recuperare un fabbricato vetusto che magari presenta delle lacune da un punto di vista energetico, da un punto di vista proprio anche di layout architettonico, possiamo andare a creare un nuovo vestito al fabbricato, quindi una nuova veste che va a creare un nuovo involucro, che dà un po' anche dal punto di vista architettonico e urbanistico un nuovo taglio rispetto al precedente.
Chiaramente le caratteristiche sono notevoli, per cui da questo punto di vista l'intercapiene che viene a crearsi facilita la presenza di un'accumulo di aria calda che soprattutto in regime invernale limita le dispersioni termiche del calore prodotto dall'impianto di riscaldamento internamente. Su edifici di altezze importanti, di altezza notevole, consente di inserire una schermatura ombreggiante nell'intercapedine senza che questa possa essere danneggiata dagli agenti atmosferici e da agenti appunto esterni. Come dicevo prima, l'aria calda che va a crearsi all'interno dell'ambiente intercapedine fa sì che viene sfruttata l'energia passiva all'interno di essa e quindi da questo punto di vista si abbia un miglioramento del comfort all'interno dei miei locali. Ovviamente abbiamo un miglioramento delle prestazioni acustiche, praticamente aumenta l'effetto dissipativo della pelle, quindi aumenta un po' le prestazioni acustiche, consente chiaramente di mantenere le temperature interne del locale, consente anche di migliorare la vivibilità, nell'ottica appunto di la sera, per dire, nel momento in cui io vado ad abbandonare il mio locale, la doppia pelle mi consente di lasciare aperto il mio serramento della pelle interna e fa in modo che tutta l'aria viziata all'interno del locale può facilitare facilmente essere espulsa per effetto di capillarità e quindi durante il regime notturno fa in modo che il locale possa essere raffrescato, possa ancora essere in qualche modo ricondizionato e consente nelle prime ore mattutine, nel momento in cui vado a usufruire nuovamente il mio locale, di godere di un ambiente salubre, di un ambiente totalmente raffrescato. Questo mi consente di ritardare l'accensione dell'impianto di climatizzazione. Ovviamente, come in tutte le applicazioni, presenta chiaramente anche dei limiti, dei difetti, nel senso che si tratta di una doppia pelle, per cui chiaramente abbiamo dei costi supplementari in più che dobbiamo sostenere. Abbiamo un ingombro della facciata, per cui da un punto di vista plano volumetrico dobbiamo considerare una maggiore volumetria, quindi all'interno di un contesto urbanistico di valutare una volumetria maggiore. Ovviamente abbiamo dei costi di manutenzione maggiori, perché chiaramente dobbiamo effettuare della manutenzione doppia su entrambe le facciate, e comunque sia, in ogni caso, poi vedremo successivamente i principi di ventilazione, una facciata doppia pelle deve essere sempre necessariamente essere utilizzata come impianto di ventilazione, di raffrescamento all'interno. Mi si intende parlare durante questo intervento di progettazione integrale. Mai come in questo caso di facciata doppia pelle, l'interazione fra i vari professionisti in gioco, per cui il progetto architettonico, impiantistico, strutturale e la committenza, porta ad una progettazione integrale. Soprattutto la progettazione architettonica e la progettazione impiantistica devono lavorare a quattro mani, perché sono due elementi fondamentali su cui chiaramente devono dialogare utilizzando la stessa lingua. Ovviamente il contesto è importante, per cui deve essere valutato il contesto ambientale, urbanistico, climatico, soprattutto i venti dominanti, perché chiaramente quello è un aspetto molto, molto importante. Un conto è andare a studiare una facciata doppia pelle di un fabbricato fronte strada, un conto è andare a studiare un fabbricato doppia pelle in mezzo ad un parco piuttosto che in alta montagna o in riva al mare. Per cui contano molto anche gli aspetti compositivi dell'involucro della facciata. È inutile andare a studiare una facciata doppia pelle quando magari io all'interno vado a utilizzare per l'illuminazione delle lampadine a incandescenza. È inutile andare a studiare una facciata doppia pelle se poi io all'interno prevedo un open space. È inutile che io vada a studiare una facciata doppia pelle se all'interno utilizzo un arredamento massivo che chiaramente accumula calore. Per cui c'è un po' un principio di progettazione integrale che deve essere rispettato in ogni dettaglio. Vediamo alcune tipologie, per cui fondamentalmente abbiamo tre grosse famiglie, quella a tutta altezza, quindi a tutta la superficie, una facciata a corridoio e facciata a cellule o a canali. La facciata a tutta altezza presenta la caratteristica, un pregio, di avere un prospetto uniforme architettonico, per cui dà la massima trasparenza appunto nell'ambito del prospetto architettonico, consente di avere una buona ventilazione su tutta la facciata e consente chiaramente di avere delle ottime riduzioni delle dispersioni termiche. Questa tipologia di facciata può essere applicata a dei limiti, soprattutto per quanto riguarda gli regolamenti di vigile fuoco e delle ASL,
in quanto chiaramente questo deve essere applicata su superfici molto molto contenute, perché chiaramente c'è il rischio che l'aria all'interno dell'interapedine possa rendersi malsana e insalubre, possa creare un effetto camino nel caso in cui scoppia un incendio all'interno di un locale, per cui questo presenta alcuni limiti da questo punto di vista. L'altra tipologia è quella corridoio, nella quale viene creato all'altezza del solaio un setto, tale fumo, tale fuoco orizzontale, che consente chiaramente una ventilazione a piano. E questa è la caratteristica di avere una buona compartimentazione, per cui è una soluzione che piace molto ai vigili del fuoco e anche chiaramente alle ASL. Consente di raggiungere altezze notevoli da questo punto di vista. Ovviamente il setto tale fumo, tale fuoco orizzontale va un po' in qualche modo ad alterare il prospetto architettonico, per cui andiamo a vedere o le classiche griglie di ventilazione oppure la necessità di andare in qualche modo a creare delle fissure per il circolo dell'aria. Bisogna fare attenzione nel momento in cui si va a recuperare l'aria, questa viene canalizzata tendenzialmente su canali esterni, per cui in condizioni di pressione o depressione può chiaramente convogliare dell'aria calda all'interno dell'intercapitine. La tipologia è quella a canali o a cellule, che ti consente chiaramente di avere un livello qualitativo nettamente superiore, in quanto vengono realizzate le cellule, quindi viene applicato un principio di prefabbricazione nell'ambito della facciata. Abbiamo una migliore efficienza energetica, perché chiaramente la ventilazione è puntuale, singola, per cui chiaramente abbiamo la possibilità anche eventualmente di regolarla puntualmente internamente da parte dell'operatore, e chiaramente riusciamo a raggiungere superfici di metratura molto molto importanti. Ovviamente il limite qual è? Intanto il layout architettonico, perché chiaramente le cellule vengono in qualche modo identificate, quindi segnate sul prospetto architettonico, e ovviamente i costi, perché chiaramente abbiamo dei costi di produzione, di logistica, di posa, nettamente superiori rispetto ai precedenti che ho elencato. Ovviamente il principio di ventilazione all'interno della doppia pelle può avere due regimi differenti, uno attivo meccanico e l'altro naturale passivo. In realtà esiste anche un terzo sistema, che sono quelli sistemi di compressione, che tendenzialmente io hanno un intercapite di 20 cm, però io lo considero una sottocategoria di quelli con ventilazione naturale. Però diciamo queste sono le due grosse distinzioni a livello di ventilazione all'interno delle mie intercapite. Per quanto riguarda la ventilazione meccanizzata, in questo caso avremo che la pelle termicamente isolata verrà inserita all'esterno, per cui sarà una pelle, diciamo, performante, chiusa ermeticamente, e la pelle interna, monolitica, avrà la funzione soltanto di accesso nell'intercapedine, appunto per le relative operazioni di manutenzione e pulizia. In questo caso, la ventilazione meccanica, quindi forzata, segue i principi della progettazione idrodinamica, nel senso che l'intercapedine viene schematizzata come una tubazione al passaggio di un fluido, per cui la sezione viene progettata come una tubazione, viene impostata la velocità dell'aria in funzione dei cambi dell'aria, in funzione chiaramente delle condizioni al contorno. In questo caso la ventilazione viene collegata all'impianto di climatizzazione del fabbricato. All'interno dell'intercapedine la ventilazione è costante, sia in regime estivo che in regime invernale, per cui circola sempre aria all'interno dell'intercapedine, con lo scopo che in regime invernale evitiamo la formazione di condensa sulla pelle interna, sul vetro interno della pelle esterna, e il regime invernale fa in modo di evitare punti di condensa. Il regime estivo evitiamo la formazione di surriscaldamenti e la formazione di aria calda, che possa in qualche modo alterare le condizioni climatiche. Ovviamente questi sistemi impiantistici hanno anche la funzione di recuperare l'aria calda dell'intercapedine, per cui anche la possibilità di rendere un sistema attivo. Questa tipologia di facciata, quindi con la ventilazione meccanica, essendo la pelle esterna performante, quindi chiusa ermeticamente,
ha una maggiore prestazione dal punto di vista acustico, per cui svolge una maggiore incidenza per quanto riguarda la dissipazione della pressione sonora. Ovviamente, anche in questo caso, questa tipologia di facciata con ventilazione meccanica si presta molto facilmente in un contesto di edifici direzionali e commerciali, difficilmente, anzi quasi per niente, viene applicata in un contesto residenziale, in quanto, intanto i regolamenti delle ASL, nonostante vengano magari forniti degli elementi di cambio dell'aria e quant'altro, chiedono comunque sia un'apertura manuale per una ventilazione naturale dell'aria. Ovviamente è necessario accettare l'effetto acquario, perché di fatto tu non hai la possibilità fisicamente di aprire una finestra all'interno della facciata, per cui è un ambiente totalmente ovattato, chiuso, e ovviamente questo richiede maggiore manutenzione per quanto riguarda la pulizia e la sostituzione dei filtri, delle bocchette d'aria, e chiaramente è importante, come dicevo prima, un corretto dimensionamento dell'intercapedine per quanto riguarda la portata d'aria in funzione. Condizione opposta per quanto riguarda la ventilazione naturale, in cui la posizione delle facciate si invertono. All'esterno avremo un vetro monolitico e all'interno avremo la vetrata isolante. Per cui, da questo punto di vista, il vetro esterno mi dà la possibilità di proteggere la scrematura ombreggiante, e invece quella interna è quella performante, dove chiaramente abbiamo l'isolamento termico incidente. E questa, chiaramente, la ventilazione all'interno dell'intercapedine segue i principi della convezione naturale, per cui, secondo il principio di Clausius, noi sappiamo che l'aria calda tende a salire verso l'alto. Questo perché le singole particelle d'aria, nel momento in cui vanno a scaldarsi, aumentano di volume, quindi aumentando di volume vanno a scambiarsi con le particelle più fredde, quindi questo scambio di posizione crea velocità, quindi crea movimento, quindi si innesca il moto convettivo. È ovvio che il moto convettivo viene determinato ovviamente da gradienti termici e anche chiaramente di pressione barici. È ovvio che per quanto io possa verificarsi un gradiente termico, per quanto possa esserci una differenza di pressione, in questo caso è necessario applicare degli estrattori all'interno dell'intercapedine per facilitare il moto convettivo all'interno dell'intercapedine. In questo caso chiaramente è importante anche l'esposizione alla forma dell'edificio, per cui un conto se andiamo a studiare una facciata per pelle su un piano verticale, un conto se andiamo a studiare su un piano inclinato che sia concavo o convesso, per quello è importante. Ed è soprattutto importante la direzione dei venti dominante da una parte e dall'altra, perché in qualche modo il moto convettivo deve essere in qualche modo innescato, quindi deve generare più facilmente. Questa è una slide che ho recuperato dal mio precedente intervento. E come accennavo prima, l'intercapedine deve essere dimensionata, progettata, per cui tendenzialmente nell'ambito di una facciata a doppia pelle con ventilazione naturale si considera mediamente 60 cm come larghezza di questa, perché consente almeno il passaggio di un operatore appunto nell'ambito della manutenzione. Chiaramente deve essere valutato attentamente, perché chiaramente l'accumulo di calore può creare rottura per shock termico su entrambe le vetrate. È importante utilizzare chiaramente la possibilità di utilizzare una scrematura ombreggiante all'interno. Io consiglio sempre un tessuto traspirante, un tessuto leggero. Non me ne vogliono i produttori, io sconsiglio elementi metallici, perché chiaramente questi vanno ad aumentare le temperature, e comunque sia deve essere valutato attentamente la portata degli estrattori per evitare formazione di aria calda in eccesso. Ok, adesso vediamo alcuni casi applicativi. Questo è il primo caso in cui abbiamo all'esterno una facciata monolitica e all'interno una vetrata isolante, che può essere un mono doppia camera. Andiamo a inserire una scrematura ombreggiante. Chiaramente questo è un tipico caso di doppia pelle con ventilazione naturale all'interno di essa. Questo ha il pregio di
avere intanto dal punto di vista architettonico una elevata neutralità, quindi un massima trasparenza all'interno del mio intervento, del mio fabbricato, dà la possibilità di capitalizzare gli apporti energetici, per cui io in regime invernale, col massimo dell'irraggiamento solare, tenendo alta la schermatura ombreggiata, ho la possibilità di captare tutti gli apporti energetici. In regime estivo ho la possibilità di abbassare la mia schermatura ombreggiante, quindi chiaramente in questo modo riusciamo a svolgere la sua regolare funzione. Questa è una tipologia di facciata che viene utilizzata spesso e volentieri nei paesi del nord Europa. Se vi fate un giro in Germania, in Svizzera, ma anche nel nord Italia, a Bolzano piuttosto che in Trentino, questa è una tipologia di facciata che viene spesso utilizzata. Come dicevo prima, è importante la scelta della schermatura solare. In questo caso viene applicato un concetto di selettività dinamica, nel senso che io ho la possibilità di movimentare la mia schermatura ombreggiante e quindi riesco in qualche modo, come dicevo prima, a capitalizzare i rapporti energetici e ridurre chiaramente l'eccesso di calore. Questo è il secondo caso in cui magari sulla pelle esterna vuole in qualche modo magari caratterizzarla con l'applicazione di un coating riflettente. In questo modo magari ho la possibilità chiaramente di avere sempre all'esterno un vetro monolitico e all'interno una vetrata isolante. Sulla pelle esterna chiaramente vado ad applicare un coating riflettente, per quello che ci riguarda la famiglia Coolight ST o STB, chiaramente in vetrata stratificata per motivi di sicurezza. Io all'interno voglio utilizzare una vetrata isolante con un coating basso emissivo in faccia 3 nel caso di una vetrata monocamera o in faccia 3-5 nel caso di una vetrata a doppia camera. Questo, come dicevo prima, segue i principi della ventilazione naturale e in questo caso, chiaramente come già accennavo prima, il layout architettonico è caratterizzato, possiamo giocare un po' sulle gradazioni di colore del riflesso della luce, quindi tendenzialmente i nostri coating ST e STB giocano un po' sui riflessi color grigio o blu. Chiaramente in questo caso è necessario trovare un giusto compromesso perché da una parte in regime estivo riusciamo a contenere l'eccesso di calore prodotto dall'irraggiamento, però perdiamo qualcosina a livello di apporto energetico in regime invernale, per cui dobbiamo studiare un giusto compromesso che possa coniugare entrambe le soluzioni. In questo caso, se studiamo un buon elemento riflettente nella vetrata esterna, possiamo anche pensare di non inserire la schermatura ombreggiante all'interno dell'intercapiente. Vediamo il terzo caso. Qui abbiamo situazioni invertite. Abbiamo il caso di una vetrata isolante messa sulla pelle esterna e un vetro monolitico messo nella pelle interna. Questo è il classico esempio di una doppia pelle con ventilazione meccanizzata e in questo caso abbiamo un layout architettonico che caratterizza un po' l'aspetto estetico in quanto possiamo andare ad applicare sia un coating riflettente della famiglia ST e STB oppure possiamo anche andare a utilizzare un coating selettivo multifunzione della nostra famiglia Coolight, SKN o Xtreme. Questa tendenzialmente è una tipologia di facciata che viene utilizzata in climi molto caldi. E pensiamo per esempio ai paesi degli Emirati Arabi, dove chiaramente lì abbiamo un delta importante fra l'interno e l'esterno, per cui con una facciata monocam non riusciremo ad assorbire il delta di temperatura. Chiaramente questo è un elemento che va un po' a caratterizzare la facciata, perché chiaramente riusciamo a dare un layout molto più impattante rispetto ai precedenti. Vediamo l'ultimo caso. Questo è un caso in cui abbiamo una vetrata isolante all'interno e abbiamo un vetro monolitico all'esterno. Poi in questo caso si va a utilizzare un coating selettivo multifunzione in faccia 2 sul vetro, sulla vetrata interna. Nel nostro caso la famiglia SQLite, SKN e Xtreme. Chiaramente questo viene regolato sempre ai principi di una ventilazione naturale. In questo caso questa tipologia presenta dei limiti
in quanto il regime invernale riduce gli apporti energetici provenienti dall'esterno, perché avendo un coating selettivo perdiamo qualcosina a livello di apporti energetici. Il regime estivo invece c'è la possibilità che l'integrabedine possa surriscaldarsi molto più facilmente, per cui c'è la necessità di potenziare gli estrattori d'aria per eliminare quanto più facilmente l'aria calda, l'eccesso di aria calda che si può verificare all'interno dell'integrabedine. Opinione personale, per i nostri climi, per le nostre latitudini, diciamo per l'area centro-nord, diciamo, la prima tipologia è quella che consiglio facilmente. Tipologia A, in cui chiaramente riusciamo a coniugare un po' tutti gli aspetti, quindi riusciamo chiaramente a farla funzionare correttamente, riusciamo a ottimizzare ogni tipo di risultato. Una variante potrebbe essere questa con la soluzione B, in cui chiaramente riusciamo a dare un po' una caratteristica al prospetto architettonico. La soluzione C, come dicevo prima, si presta più in un contesto di clima molto estivo, molto, molto caldo, per cui magari nei paesi diciamo nelle regioni meridionali si può pensare magari evidentemente di utilizzare questo tipo di soluzione. È ovvio che in base al tipo di layout, in base al tipo di ventilazione che vado a studiare, una ventilazione meccanica mi costa anche molto di più rispetto ad una ventilazione naturale, per cui c'è da valutare, diciamo, tutti gli aspetti, tornando al discorso che facevo prima, lavorare sempre in un'ottica di progettazione integrata, in modo tale da valutare ogni singolo aspetto, sia per quanto riguarda l'aspetto architettonico, ma anche quello impiantistico e chiaramente anche quello strutturale e di funzione. Ok? Per cui sicuramente la facciata doppia pelle è una facciata che rappresenta un'opportunità, deve essere utilizzato però con criterio, perché sicuramente, come dicevo prima, negli ultimi anni con l'avvento di tutta la normativa sul risparmio energetico è una tipologia che ha preso campo, che si riscuote interesse, però deve essere utilizzata con criterio perché si rischia poi di creare danni piuttosto che benefici. Io ho terminato e per quanto riguarda la nostra attività di webinar, proseguirà anche la prossima settimana. Stiamo definendo adesso appunto con Stefano, con il nostro ufficio marketing e comunicazione, il programma degli interventi. Verrà pubblicato nei prossimi giorni presso il nostro sito. In ogni caso, da parte nostra, non mancheremo nel tenervi aggiornati costantemente per quanto riguarda appunto gli appuntamenti e il programma appunto dei prossimi interventi. Stefano, io avrei terminato. Sì, ok. Possiamo passare magari alle domande. Sì, passiamo alle domande. Adesso intanto vedo una domanda: il vetro esterno monolitico, facciata e ventilazione naturale, come deve essere stratificato, temperato, stratificato? Allora, intanto nel caso di una ventilazione naturale, il vetro esterno per motivi di sicurezza deve essere stratificato, per un set. Molto spesso capita magari di utilizzare uno stratificato temperato induito con plastico da 1,52 o meglio ancora induito con plastico da 1,52. Quello lo si può valutare di conseguenza. Però sicuramente, come accennavo prima, meglio che sia induito per evitare eventuali rotture per short term, sicuramente. Anche per dare maggiore resistenza meccanica alla facciata, all'applicazione. Allora, nell'attesa che eventualmente se ci sono altre domande vi prego di digitare direttamente in chat la domanda. Allora, per la prossima settimana il programma l'abbiamo definito, diciamo che nel giro di qualche ora lo potete trovare sulla pagina del nostro sito web, quella che vedete anche sullo schermo. E per la prossima settimana vi posso già anticipare che parleremo sicuramente di sicurezza, come viene definita, ecco, come viene la classificazione del vetro stratificato di sicurezza. Un altro argomento che secondo me è interessante anche perché ci è stato richiesto è certamente quello legato all'acustica e quindi al comfort acustico nelle vetrazioni.
in questi due interventi ci sarà come relatore Giuseppe Vita, il nostro responsabile dell'ufficio tecnico. Per quanto riguarda le webinar, le registrazioni le potete trovare sempre sul nostro sito web, e quindi potete, collegandovi direttamente al sito, trovare tutta una serie di informazioni oltre che al programma che vi ho in parte anticipato. Volevo rispondere a qualche domanda. Allora, per quanto riguarda Claudio Muzzi, sicuramente il Bike Silver fa parte della categoria della famiglia dei riflettenti ST, per cui è particolarmente indicato nell'ambito di una facciatura per pelle e vetro esterno. Per cui la risposta è sì, sicuramente. E per quanto riguarda la tipologia della facciata esterna, va benissimo le O-Tool, quindi con fissaggio puntuale. La cosa importante è che se io voglio utilizzare, per quanto riguarda l'aspetto architettonico, una facciata puntuale esterna, quindi voglio utilizzare un vetro monolitico esterno, la ventilazione deve essere per forza naturale. Io non posso andare a pensare di utilizzare all'esterno un vetro monolitico e poi andare a regolare la ventilazione in maniera meccanica, perché altrimenti avrei un consumo eccessivo per quanto riguarda l'aspirazione, per evitare condensa durante il regime invernale. Per cui, se vogliamo andare all'esterno un vetro monolitico, come per esempio una facciata puntuale, la facciata del pelle deve essere tassativamente regolata secondo i principi della convezione naturale. Esiste una sorta di manuale che illustra Maria Concetta Perazzo, e all'inizio ci sono i miei riferimenti, perché adesso non so lei da dove chiama, da dove scrive. E per qualsiasi approfondimento, nel momento in cui lei sta lavorando su un progetto, può chiamare me, all'inizio troverai i miei riferimenti, o può chiamare il collega Alessandro Rossini, che segue il responsabile per il Centro Sud Italia. Nel momento in cui lei sta approcciando ad un progetto e vuole chiaramente avere delle informazioni, possiamo sedersi a tavolino e chiaramente valutare ogni tipo di questione. Scusa Massimo, un'altra che forse te la sei persa è quella di Pierluigi, che dice: in caso di ventilazione naturale ha senso usare uno stratificato tipo Silance nella vetrata esterna? Sono due aspetti diversi, due concetti diversi, perché sicuramente sulla vetrata esterna è meglio utilizzare un intercalare acustico, perché dà una maggiore valenza per quanto riguarda le prestazioni acustiche. Però diciamo che non c'entra nulla con la ventilazione, ci sono due aspetti diversi. Se all'esterno vogliamo una vetrata puntuale, ripeto, la integrapede deve essere regolata secondo i principi della ventilazione naturale. E se è un vetro monolitico esterno, stratificato, meglio utilizzare gli intercalari acustici sicuramente. Diciamo che, se posso aggiungere anche dire la mia, l'acustica è chiaro che dipende da tantissimi fattori. Poi con la settimana prossima con Giuseppe Vita entriamo nello specifico, però se posso consigliare, laddove bisogna fare delle scelte di tipo rispetto all'isolamento acustico, è bene farle sul prospetto interno e non sulla facciata esterna. Però settimana prossima magari con Giuseppe possiamo approfondire meglio questo particolare acustico, diciamo sugli aspetti acustici. Vai. Rispondo a Giuseppe De Nois. Trattamento ST, il trattamento ST è obbligatorio nell'ambito di un vetro temperato e non nell'ambito di un vetro induito. Invece per quanto riguarda la mia Concetta Perazzo mi dice va bene, se mi manda una mail io provo magari a sentirla, e possiamo già sentirci la settimana prossima, iniziare intanto già la fase di approccio della progettazione. Invece Massimo Giambuni mi dice: è possibile avere chiaramente sul fattore solare? In un altro verbo è stato detto che moltiplicare il fattore solare del vetro per 0,9 incidenza solare, e come spiegarlo e scriverlo al cliente serventisti? Beh, diciamo che la normativa prevede che il calcolo venga effettuato secondo una percentuale, una incidenza ortogonale alla facciata, in base alla EN410. Per cui quello è un coefficiente che applicano alcuni professionisti. Opinione personale, nel momento in cui mi vado ad approcciare con diversi professionisti impiantistici, nessuno applica questo coefficiente, per cui il fattore solare indicato nella scheda tecnica viene applicato di pari passo senza applicare nessun tipo di coefficiente correttivo, punto e basta. Per cui quello è un'interpretazione della norma.
Visto il trend climatico italiano che è in continuo mutamento con i mesi caldi in superiorità numerica rispetto ai mesi freddi, ha senso valutare non utilizzare i veti low? Beh, allora diciamo questo che rispetto ai mesi freddi, beh, sicuramente la normativa negli ultimi anni, soprattutto da, in base al DPR 59 del 2009, si è focalizzata, si è concentrata nell'ambito di una verifica del fabbisogno energetico in regime estivo. Per cui possiamo anche non pensare di utilizzare un veto basso emissivo, dipende, nel senso che se andiamo a utilizzare un veto selettivo multifunzione, già quello è sia selettivo che basso emissivo. Se invece magari andiamo a utilizzare un veto riflettente della famiglia ST, dobbiamo accoppiarlo ad un veto basso emissivo, per cui dipende qual è l'obiettivo che dobbiamo raggiungerci. Voglio intervenire su questo perché mi interessa, perché in realtà questo fa parte un po' anche di quello che è il comfort termico all'interno delle abitazioni, di cui ho parlato nella presentazione introduttiva. Allora, teniamo presente che dal punto di vista del bilancio termico è chiaro che noi dobbiamo considerare le dispersioni così come gli apporti energetici. E il bilancio deve essere fatto considerando anche i costi che ci sono e quindi le differenze di costo che ci sono fra riscaldare un appartamento e raffrescarlo. I costi di raffrescamento sono molto più importanti e quindi di conseguenza, diciamo mediamente in un clima mite come quello italiano, avere dei vetri che abbiano sia il controllo solare che la caratteristica basso emissiva è stato accertato, appurato attraverso dei calcoli che avere entrambe le funzioni può ad oggi garantire un certo bilancio economico e anche di comfort all'interno degli ambienti. È chiaro che se poi il clima cambia, si va su un innalzamento della temperatura, è chiaro che magari da qui a qualche anno, ai prossimi anni, dovremo fare delle scelte diverse, però è chiaro che noi ci auguriamo che il clima non cambi più di tanto, perché le scelte diverse non le dovremmo fare solo nella scelta del vetro, ma soprattutto in cose molto, molto, molto più importanti. Allora, volevo rispondere ad Andrea Camola, in cui mi chiede: nelle facciate esterne, per poter oscurare alcune zone, si possono utilizzare vetri opachi o vetri con pannelli tipo spandrel, che caratteristiche possiamo indicare? Diciamo questo, che in passato mi è capitato di seguire alcuni progetti, soprattutto per quanto riguarda edifici esistenti, come accennavo prima all'inizio, dove sono presenti dei serramenti puntuali, e per intervenire un po' in un processo di riqualificazione dell'intero fabbricato, l'intero involucro, si è pensato ad una doppia pelle, e in quel caso lì si è pensato di mantenere opaca, quindi studiare dei vetri smaltati o comunque ceramizzati nella zona opaca del fabbricato e andare a inserire dei vetri trasparenti in corrispondenza dei serramenti. Per cui la risposta è sì, possiamo andare a utilizzarle, e ovviamente un vetro di quel genere lì va un po' a caratterizzare il gol, però la risposta è sì. Sì, direi che abbiamo risposto a tutte le domande, a meno che non ce ne siano delle altre che stanno digitando in questo momento. Penso che abbiamo risposto un po' a tutto, Massimo. Sicuramente è stata una presentazione molto tecnica rispetto a quello che sono i concetti di vetrata a doppia pelle. Nei prossimi appuntamenti sicuramente cercheremo di entrare più nello specifico di quelli che sono i prodotti applicati e soprattutto come funziona magari un vetro selettivo differentemente da come funziona un vetro a controllo solare. Ecco, sicuramente si percepisce da parte vostra e dalle domande che ci fate una certa attenzione, una certa esigenza, necessità verso queste tematiche. E niente, voi continuate a scriverci anche attraverso l'email, perché se dobbiamo e se avete la necessità che vengano affrontati dei temi o delle tematiche che ad oggi ancora non abbiamo trattato, saremo ben felici di potervi
rispondere in tal senso. Quindi siamo qui in questa attività proprio per cercare di portare un contributo, come è stato detto stamattina, e per fare in modo che anche restando a casa possiamo, speriamo per poco, ma anche stando a casa, diciamo, nostra intenzione è quella di confrontarci con voi e soprattutto di portare il nostro contributo rispetto a quella che è la conoscenza tecnica del vetro, degli accessori, di tutte quelle che sono le dinamiche collegate al nostro settore, perché riteniamo che questo sia un momento importante per voi, ma soprattutto per noi, di confronto. Non ci sono altre domande, quindi a questo punto ringrazio Massimo, ringrazio tutti. Anch'io ringrazio te Stefano, ringrazio tutti quanti, rimango a disposizione. Adesso nella presentazione troverete nella prima slide i miei riferimenti per qualsiasi chiarimento, qualsiasi delucidazione possiamo sentirci. Ovviamente il tema della pelle è un tema molto caldo, un tema che merita maggior approfondimento. Ci sarebbe stato altro materia da parlarne, un altro approfondimento, perché ovviamente mi sono voluto, considerando il contesto, focalizzare nell'uso corretto dei coating a controllo solare. Però ripeto, massima disponibilità, qualsiasi vostra delucidazione dubbio, sono qui disponibile, per cui sentiamoci molto volentieri. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Buon fine settimana a tutti, arrivederci alla prossima settimana con Home Show. Ciao ciao!